Ciao, vi mostro un programma per scaricare le suonerie sul cellulare e anche gli sfondi. Si chiama Zedge. Non vi posso far sentire le suonerie perché purtroppo per copyright YouTube non me lo permette, però. Quindi vai su ringtone e ti porto tutte le suonerie. Puoi andare anche su categorie se vuoi scegliere un tipo di elettronica, per esempio. Metti da tutte le suonerie elettroniche e torna indietro. Se non ti piace, poi puoi andare su una oppure tutte quelle recenti. Non clicca, però basta che tu clicchi su questo quadratino, insomma. E te la fa ascoltare oppure clicchi sulla freccettina qua, ti dai il download e te la fa installare. Fa questo, la vuoi installare, fai così, premi su questa freccia verde, così se la vuoi scaricare, così la scarica sul tuo telefono. Una volta che l'ha scaricata, non so perché c'è il legno che sta lì. Aspetta, la pubblicità, riproviamo. Ecco qua la scarica, una volta che l'ha scaricata, premi qua e ti esce ringtone, notification, contatti, alarm. Se vuoi impostarla come suoneria ti basta cliccare sul ringtone e viene impostata come suoneria del cellulare, oppure alarm viene impostata come alarm, oppure metterla come suoneria di un contatto per riconoscere subito quando ti chiami una determinata persona, ci metti una determinata suoneria. Oppure come notifiche del cellulare. Torno indietro, aspetta, andiamo qua. Ci sono anche i wallpapers. Puoi anche installare wallpapers sul cellulare. Eccoli qua, vedi, scegli uno di questi lo installi. Si clicca sempre sopra e si installa, è molto semplice installare. Oppure i wallpapers normali. Diciamo i wallpapers normali. Vedi, per esempio prendo questo, ci clicco sopra, lo scarico. Ah, ecco, così mi fa vedere una preview di cosa succede quando mi installo sul cellulare. Vedrebbe questo, è, insomma, è carino. Basta cliccare su 7 e viene installato. Io adesso non lo faccio. Una volta che l'ho scaricato, fai così, set, e diventa viene installato sul cellulare. Ok, torniamo indietro, categorie, ci sono, torno ancora indietro, si possono mettere anche, vedi, i soldi, le notifiche, si possono scegliere, eccoli qua, sono tutti grandi su, le icone, per le icone del cellulare, scegli un set di icone, poi vengono installate sul cellulare, oppure i widget che vedo in beta. Vediamo che succede, cartoon look, vai, ecco, si forma, ti esce questo qua come widget, adesso non lo installo, vediamo se lo scarica, si setta e diventa un widget, adesso lo installo proprio per vedere cosa succede, vedi che dice long press, tap widget, scrolla, vabbè, vai su home screen. Vediamo che è successo, me l'ha installato, non lo volevo installare, comunque lo cambio io. Comunque questo è il programma, ciao ragazzi.